facciamo facendovi fare oggi una visita veramente spettacolare all'interno della Torre Grossa e all'interno del Palazzo Comunale. Allora seguiteci, venite con noi. Salendo al primo piano, questo è ciò che si apre ai visitatori. Proprio come dei visitatori in gita, oggi noi vi raccontiamo. Intanto partiamo dal Palazzo Comunale e abbiamo ovviamente a farci da guida un esperto, Giuseppe. Ciao, Musei Civici di San Gimignano, che aprono le porte a tanti turisti e tanti visitatori. Quindi insomma un bel da fare per voi, ma anche una grande soddisfazione. Assolutamente sì. Qui... innanzitutto abbiamo una delle parti più belle del Palazzo Comunale. Questo era il palazzo nel quale vivevano proprio per all'inizio per un anno e poi successivamente ogni sei mesi c'era un nuovo podestà, almeno questo fino agli inizi degli anni 70 del 1700, vari podestà che fino al 1360 provenivano dal centro Italia e poi successivamente da Firenze. Ecco, questa era una sala nel quale venivano ricevute personalità importanti e non a caso è una sala dedicata a Dante Alighieri. Dante Alighieri. Sala Dante, questa, esatto. No? Che conosciamo perché? Bene perché accoglie anche momenti importanti legati al vino, legati alle degustazioni della vernaccia qua a San Gimignano. Il comune di San Gimignano tra l'altro è molto fortunato a poter godere chiaramente di questi spazi perché è anche la sede proprio dell'amministrazione comunale, no? Questo palazzo. Esattamente, sì. Questa è una sala dove appunto si ricevono personalità importanti e chiaramente ogni anno si svolgono attività legate alla vernaccia, no? Che è questo prodotto che rende famosa anche San Gimignano nel mondo. Ecco, questa è una sala, dicevo, molto importante perché possiamo, ecco, ad eccezione di questo affresco, più o meno questo è quello che vide Dante Alighieri nel maggio del 1300, anno in cui fu mandato come ambasciatore di parte guelfa a perorare la causa, diciamo, di Firenze di annessione praticamente di San Gimignano tra i comuni guelfi della Toscana. E quindi ecco, è molto bello così immaginarsi che proprio Dante abbia visto questo. Quindi si racconta proprio la storia di San Gimignano in questi affreschi. Esattamente. Oltretutto Dante deve aver vissuto anche dei ricordi qua, perché questi affreschi richiamano alla battaglia di Campaldino, una battaglia che avvenne nel 1289 e a cui appunto Dante era presente e chiaramente fu una vittoria per la fazione guelfa. E, ecco, è una delle sale più belle e celebra questo nobile che si chiamava Carlo II di Angiò, che era il protettore del partito guelfo. Vediamo, no? Raffigurato lassù in cima. Esattamente, sì. Era Carlo II, detto lo Zoppo, che proprio in quell'anno sarebbe diventato il nuovo re di Napoli. E quindi durante questo, sapendo appunto di questo viaggio, che poi si sarebbe fermato, diciamo, a Rieti, dove sarebbe stato incoronato dal Papa nuovo re di Napoli, appunto si decise di omaggiarlo con questo ciclo di affreschi. E vedete, sono riportati tanti stemmi, molti cavalieri francesi, ma non solo, anche cavalieri italiani che erano al seguito tutti di questo. Tutti dipinti nella parte alta, in questa fasciatura, no? Esattamente, fu, diciamo, un omaggio al guelfismo, no? chiaramente questa era una sala
importante, ma non solo. Successivamente nel 400 fu creata anche una sala cosiddetta delle udienze segrete, e fu un ampliamento fatto nel 400 e una zona della cancelleria dove oggi possiamo osservare oggetti, opere d'arte, principalmente molto belle, in particolare appunto questi busti del Torrigiano, che è stato un grande scultore. E qui appunto possiamo vedere una delle sante più importanti di San Gimignano. Abbiamo come santi importanti San Gimignano e poi Fina. Santi locali, appunto San Bartolo e Santa Fina. Ecco, questo è il busto di Santa Fina e questo è un papa onnipresente qui a San Gimignano, perché appunto fu sognato dalla santa, le preannunciò una morte imminente, Papa Gregorio Magno. Quindi questa è una sala piccola della cancelleria, ospita oggetti che sono stati ritrovati nel comune di San Gimignano e hanno appunto età diverse, qui sostanzialmente si sta parlando del 1400-1600. Se adesso saliamo al piano di sopra, senti, prima di andare appunto al piano superiore, mi racconti velocemente, hai fatto cenno a questo affresco che è molto diverso, sì. Che cosa rappresenta? Perché insomma è veramente maestoso, no? Svetta comunque sul lato destro appena entriamo ed è veramente, come dire, un dipinto che forse merita attenzione, no? Assolutamente. Questo ai tanti turisti che vengono qui a San Gimignano e che sono passati da Siena, non sfugge molto. Appunto, esatto, questa, dice, ma questo è un dipinto, è un affresco che abbiamo già visto, e effettivamente è così. Beh, la storia è questa, nel 1317 qui a San Gimignano ci fu un podestà che veniva da Siena, si chiamava Messer Nello di Messer Mino dei Tolomei da Siena, e questo podestà aveva visto e probabilmente era rimasto anche lui affascinato da quell'affresco, bellissimo affresco a Siena della Maestà. Maestà fatta, se non sbaglio, nel 1315. E in questo caso che cosa si vede? Si vede una Madonna seduta in trono, molto simile, anche perché appunto la scuola è sempre la stessa, esattamente. Qui a San Gimignano lavorò non solo Memmo di Filippuccio, ma anche il figlio Lippo Memmi, il quale appunto fece questo bellissimo affresco. Chiaramente in questa maestà ci sono delle differenze, qui abbiamo lo sponsor di questo affresco proprio... Che ha riportato proprio esattamente, esattamente, con questi abiti sfarzosi, anche molto interessanti, no? Per conoscere l'outfit, no? dell'epoca. E poi chiaramente abbiamo un San Gimignano riportato proprio accanto al trono, abbiamo una Santa Fina che è rappresentata con queste viole, le famose viole di Santa Fina che apparvero la prima volta su questa tavola nella quale la Santa passò gli ultimi anni e morì. E poi chiaramente abbiamo il beato San Bartolomeo che è questo accanto a questo re San Ludovico, re di Francia, che guarda caso era parente del Carlo II, esattamente. Quindi è qualcosa di Siena che viene portato sì, qui a San Gimignano. Gimignano. Tra l'altro possiamo vedere proprio in questa scritta, no? Qua sotto, esattamente, che viene affrescata. Che si riconosce appunto onorevole podestà e capitano del comune del Quindi popolo. Quindi c'è molta Siena anche in San Gimignano. Sì, esatto. Beh, San Gimignano si trovava in mezzo a due fuochi, allora anche la presenza di Dante chiaramente era un modo per, diciamo, consolidare diciamo un'amicizia anche di Firenze con la potente
con la potente San Gimignano. Ora, questo diciamo è stato qualcosa che poi si è concretizzato con l'arrivo della peste. Già nel 300 quella grande indipendenza e potenza economica che aveva avuto San Gimignano va un po' a calare. Chiaramente il colpo di grazia lo darà la peste del 1348, nel 1353 si decide di entrare nella sfera di Firenze e poi dal 1360 Firenze manderà un suo podestà e chiaramente la funzione esattamente del podestà sarà un pochino depotenziata, no? Perché chiaramente avrà, diciamo, seguirà un po' gli ordini di Firenze. Di Firenze. Esatto. Molto bella è anche questa sala, questa saletta che vi ho accennato precedentemente. Quindi questa era una sala più privata dove venivano... Eh sì, qui sedeva il podestà e qua sedevano... Udienze segrete. Sì, venivano, era più... Cosa si decideva qua dentro? Leggi, chiaramente tutte quelle azioni che dovevano essere fatte all'interno della città. Era, diciamo, se questa era una sala più di ricevimento, va bene, questa era più una zona di decisioni dove sedevano famiglie non solo nobili, ma anche famiglie di mercanti, famiglie ricche. Era, diciamo, dove si faceva una sorta di consiglio, no? E si decidevano le sorti quotidiane, no? della città. Città. Esatto. Bene, andiamo allora al piano superiore per continuare il nostro tour. Saliti intanto al secondo piano, che cosa troviamo? Sì, qui troviamo una stanza molto importante per appunto la storia della città, perché questo era l'ufficio del podestà. È chiamato Camera degli Sposi per gli affreschi che sono presenti all'interno e poi sempre sullo stesso piano abbiamo una piccola ma importante pinacoteca, perché ospita dipinti veramente importanti. Ci sono in particolar modo i tondi di Filippino Lippi e abbiamo questa bellissima pala fatta dal Pinturicchio che rappresentano, diciamo, le opere più importanti, nonché poi vedremo appunto entrando all'interno della pinacoteca crocifissi duecenteschi, in particolare quello di Coppo di Marcovaldo che merita insomma un po' attenzione. Allora, intanto facciamo vedere al nostro pubblico l'interno di questa sala degli sposi, che in realtà, appunto, come abbiamo detto, era l'ufficio del podestà. Ancora tanti affreschi tipici che troviamo anche all'interno dell'uomo, no? Possiamo riconoscere il periodo probabilmente storico lo stesso. Allora, qui chiaramente questi sono affreschi che furono fatti durante la costruzione, alla fine, diciamo, della costruzione di questa torre. Diciamo che erano affreschi commissionati a memmo di Filippuccio, il quale appunto rappresentava scene che dovevano ricordare al podestà chiaramente la sua figura, che doveva essere super partes, e lo ricordava attraverso e soprattutto doveva ricordare al podestà di non cedere a certe tentazioni. Sì. Esattamente. Qui si vedono personaggi che chiaramente oggi, come si potrebbe dire, sarebbe qualcosa non politically correct, no? Perché chiaramente qui che cosa si vuole esaltare? Il pericolo dato dalle donne, no? In questo affresco. Esattamente, anche questa parte sopra, no? Sopra, qui certo. Si vedono
si vede una scena in cui ci sono delle prostitute. Quindi è sempre colpa delle donne, no? In qualche modo nella storia, soprattutto nel Medioevo, no? C'era sì, questo è in particolare il riconoscimento un po' della figura. Esattamente, le tentazioni, esattamente. Qui c'è questa scena che è molto conosciuta appunto nel Medioevo, che richiama questa storia di Aristotele e Fillide, che era questa serva. Sembra appunto che Aristotele fosse innamorato di Fillide. E niente, qui che cosa si vede? Questa ragazza, per scherzo, uno scherzo voluto appunto da questo giovane, no, che si vede nascosto in questa immagine, viene appunto, chiede a questo grande maestro di poter essere il suo cavallino, no? E questo appunto doveva ricordare come anche il grande filosofo, il grande maestro, era stato fregato, no? Sottomesso, esattamente, sì. Perché appunto Aristotele? Perché lui era il mentore di Alessandro Magno, e appunto uno di questi giovani era proprio Alessandro Magno. E qui invece troviamo scene che riguardano invece la fedeltà, no? Il ritorno a casa. Qui abbiamo proprio elementi anche molto belli, molto particolari. Tanti vengono a vedere appunto questa scena, no? Di questo bagno, no? All'interno di questa casa, dove si riconoscono per esempio motivi, colori appunto del periodo. E appunto questi sono affreschi fatti a inizi 1300 e come vedete alcuni sono purtroppo si sono deteriorati sempre tra 1300 e 1400, perché appunto vediamo questa presenza di, una volta finito appunto questo periodo un po' di sterile, si lasciava uno stemma e vedete ci sono appunto questi stemmi, questi li conosce 1493, sono stemmi principalmente del 400, di fine 400. Purtroppo questa parete si è rovinata precocemente, ecco, queste invece fortunatamente sono rimaste. Esattamente, e mostrano, diciamo, tanti elementi interessanti, soprattutto il vestiario di allora, molto bello. Questo addirittura richiama a una pelliccia, no? Perché comunque per isolare si tendeva d'inverno a mettere delle pellicce al muro, no? Quindi questo è un po' quello che veniva rappresentato, diciamo, durante l'estate, ecco, quando non c'erano questi... Veniva tolta. Esattamente, e poi si vede come nel tempo siano stati fatti disegni o scritte, no? Che appunto sono state lasciate dalle varie persone, no? Nel tempo, nei vari secoli. E appunto l'ultimo podestà qui a San Gimignano è nel 1772. Poi chiaramente che cosa avviene? Arriva la rivoluzione francese e questi ideali che sono un po' contro la chiesa, contro il potere, contro la nobiltà, creeranno problemi proprio di distruzione anche dei simboli che erano attaccati al di fuori del palazzo, e quindi vengono tolti o addirittura distrutti, perché erano appunto simboli che rappresentavano il potere. E grazie anche alla sensibilità di nobili che con i Grand Tour venivano in Italia, quindi anche a San Gimignano, grazie anche a loro, diciamo, si cominciò a raccogliere oggetti all'interno del palazzo, e poi successivamente questo palazzo, questa parte del palazzo, perché il nostro podestà oggi, il nostro sindaco, è a piano terra, resta sempre qui in questo palazzo. Resta sempre. Esattamente. All'interno. Però poi questo diventerà, ecco, un museo civico
che colleziona proprio tante opere salvate durante quel periodo. Tutto questo periodo. Esattamente. Andiamo a vedere, soffermiamoci su qualche dettaglio invece nella parte della Pinacoteca, perché abbiamo fatto riferimento, ci sono delle opere davvero degne di nota. Sì. Questi sono forse i pezzi, sì, come dire, più insieme a più questo crocifisso, sì. Insieme al crocifisso che è dall'altra parte, appunto, alla porta. Esattamente. Da dove partiamo, Giuseppe? Da dove iniziamo? Da questi due meravigliosi... Esattamente, sì. Questi sono, appunto... Questi sono quadri. Sì, quadri. Sono un'opera che, appunto, fu fatta da giovane Filippino Lippi, stiamo parlando di un artista che si stava formando nella bottega del Botticelli, e questo è un quadro eccezionale perché, anzi sono due quadri, no? Che cosa si vede? Si parla di Annunciazione. In questo caso è bello vedere come ci sia questa continuità, no? Spaziale, seppur l'opera è divisa in due parti. Qui si vede questo angelo annunciante, questi raggi che partono da questo dipinto e arrivano nell'altro. Si osserva anche questa continuità, no? Spaziale, il pavimento, no? Siamo sempre in questa casa. Proprio la stessa profondità, la stessa... Esattamente, esattamente. E poi guardate anche il panneggio, no? Come è incredibile, proprio... Sembra tessuto che esce fuori dal dipinto. Esattamente, proprio. Sì. E fu, diciamo, un'opera talmente tanto bella che si chiese addirittura a Lorenzo il Magnifico sulla possibilità, appunto, di fare una bella cornice dove, appunto, si può osservare motivi floreali, frutta. E questa, diciamo, è sicuramente un'opera, l'opera più importante che abbiamo qui, assolutamente sì. Chiaramente questa è a fianco, non, esatto, è non è da meno, esatto. Abbiamo quest'opera qui, l'opera da ricondursi, diciamo, all'ultimo periodo di vita di questo grande artista, appunto, che era pitturicchio durante il suo soggiorno a Siena per fare i cartoni, no, del pavimento del Duomo, fu chiamato per quest'opera e appunto questo rappresenta una delle ultime opere del pitturicchio e anche questo, guardate che colori, veramente bello e anche questo, diciamo, è uno dei nostri vanti qui nel nostro museo. È un'opera che molte persone vengono proprio qui, proprio per... C'è proprio un filo che lega San Gimignano e Siena e quindi anche tanti turisti. Credo, insomma, riconoscano questo legame. Poi appunto per la presenza di pitturicchio a Siena, tanti, appunto, anche proprio per certi elementi, no, che si possono riconoscere. No? Nel modo di dipingere dell'artista. E invece questi due crocifissi, uno in particolare? Esattamente. Qui abbiamo un'opera che in questo momento è in prestito, ma un altro artista molto importante, il pittore dei Medici, Benozzo Gozzoli, appunto è un altro importante nome, ecco. Pensate, questo artista fu chiamato proprio perché siamo a seconda metà del 400, ci fu un nuovo periodo di peste a San Gimignano e c'era bisogno di un artista che con la sua bottega fosse veloce, no? Nell'affrescare santi che potessero essere venerati per così scongiurare questo periodo di peste. Fu quindi chiamato appunto questo artista che è onnipresente, diciamo, in Valdelsa. E c'è una notevole produzione di opere fatte in questi anni. Lui rimase qui, diciamo, nei primi anni 60 del 400. E qua abbiamo, appunto, opere anche queste molto, molto importanti. Qualcosa addirittura
ci sono delle particolarità, per esempio questo mantello, no, di Sant'Agostino, che la si ispirò al paliotto che era presente in Duomo, no? E, appunto, anche lui è un altro artista molto conosciuto e appunto motivo per cui vengono a vedere questa pinacoteca. Qua comunque abbiamo, insomma, opere principalmente, almeno se si guarda da questa parte, 400-500. Se invece guardiamo da questa parte, invece ci sono opere più antiche. Qui siamo tra il 1255, quindi stiamo parlando appunto del periodo in cui poi nel 1260 ci sarà la battaglia di Montaperti, un evento importante per Siena, un'opera incredibile, perché comunque guardate questo panneggio, no, che ha il Cristo, guardate come è moderno, no, per il periodo. E questo artista fu addirittura rapito dai senesi ed è considerato, diciamo, uno dei grandi, proprio durante la battaglia di Montaperti, ed è appunto uno dei grandi maestri fiorentini. Quindi questo, anche questo, se lo vogliamo vedere tra le opere duecentesche che abbiamo qua, questa è sicuramente l'opera più importante. Qua invece poi troviamo sempre opere significative, ad esempio gli affreschi che abbiamo trovato al piano di sotto, a parte quella maestà, furono fatti da un artista chiamato Azzo di Masetto. Questa è un'opera lignea, un crocifisso riferibile, diciamo, all'ultimo decennio del 1200, in cui appunto vediamo il Cristo, i dolenti ai lati, e poi vediamo lo sponsor di questo affresco, no? Colui che probabilmente come atto riparatorio viene rappresentato ai piedi del Cristo. Ed è una cosa che ricorreva anche piuttosto spesso, ecco. Anche qui vedete, si può vedere questa sorella che si trova, tanti, ecco, non lo facevano solo come atto riparatorio, ecco. Magari qualcuno, anzi spesso più figli magari di una famiglia ricca, venivano mandati o in convento o in un monastero, e chiaramente avevano quelle disponibilità per abbellire, no, la chiesa o il convento in cui si trovavano. Questo invece è un reliquiario, esattamente. Due santi, no? Esattamente, qui si ritrova il San Gimignano, Santa Fina. Questo ospitava appunto le reliquie della Santa, è un'opera di inizi 1400, se non sbaglio 1401 o 2. E qui che cosa si vedono? Si vedono le scene di vita di questa santa, il suo vivere, decidere di condividere, no, questo dolore, questa sofferenza per offrirla a Cristo. Su questa tavola, questi topolini che purtroppo sembra che la martoriassero queste piaghe di decubito che si formavano sul corpo della santa. Qui la morte della madre, e la visione poi anche di questo serpente qui è rappresentato come il demonio, no? Perché fu associata a una visione demoniaca. La morte della santa, dove se si guarda nei particolari si osserva la presenza di queste viole fiorite e le campane che iniziarono a suonare tutte insieme. Il mistero, no, intorno alle viole lo possiamo raccontare, perché le viole nascono in un periodo che è inusuale per la nascita delle viole a mammola, cioè quando successe. Santa Fina morì? Sì, allora Santa Fina muore questo 12 marzo, e la cosa bella è che ogni anno
all'interno proprio della città appaiono sulle mura, talvolta anche sulle torri, queste bellissime viole, ed è incredibile come appena fuori, ecco, siano quasi inesistenti, ecco, proprio un sono fenomeno localizzato, sì, all'interno della città. Quindi sono precoci rispetto all'arrivo della primavera, proprio, esatto, si dice, perché la santa morì in quel periodo. Esattamente. E poi uno dei primi miracoli, questa amica della santa che aveva questa mano, questo braccio sofferente, toccando il corpo dell'amica, guarisce, ecco. Questo rappresenta appunto la vita, e questi sono invece miracoli avvenuti poi successivamente. Quindi si intuisce facilmente una sorta di esorcismo, no? Una fuoriuscita di questa presenza demoniaca. Il classico incidente sul lavoro, questa persona che doveva essere appunto devota a questa santa, che viene salvato dalla santa, questi vestiti portati su questo bastone e portano, diciamo, all'estinzione di questo fuoco, e poi questi marinai, no, che vengono tratti in salvo dalla santa. Beh, non possiamo che terminare dopo Santa Fina con la vita di San Gimignano. Assolutamente. Che è, come dire, in questa immagine forse l'immagine più famosa, se vogliamo, di questo santo. Sì, è un'immagine, qui a San Gimignano sì, è probabilmente l'immagine più importante. Si vede questa rappresentazione della città fatta all'inizio del 1400, dove si vedono molte più torri rispetto a quelle attuali, e chiaramente qui sono riportate, perché la gente non sapeva né leggere né scrivere, quindi attraverso immagini si raccontava questa storia. E che cosa si vedono? I tratti più salienti sono il passaggio in Valdelsa di questo re ostrogoto che non vede San Gimignano durante questo suo viaggio verso Roma, sembra per via di una grande nebbia, no? Che non permise di vedere questo, chiaramente questa è una rappresentazione medievale, però stiamo parlando della fine dell'impero romano, sì, siamo durante le guerre gotiche, e chiaramente durante questo ritorno a nord, invece questa, allora Silvia era così chiamata, fu invece vista, provarono ad attaccarla. Qui si vede questa santa che prega di nuovo questo San Gimignano, che appare con quest'angelo, e la città fu lasciata, appunto, non fu assediata. Quindi si decise che, così almeno dice la tradizione, San Gimignano divenne San Gimignano, esattamente, anche se le prime attestazioni proprio come San Gimignano sono della fine del X secolo, ecco. Qui che cosa si vede? Si vede come questo santo fosse un esorcista e avesse fatto appunto importanti esorcismi. E quindi, niente, questa è un'immagine molto bella, fatta da un importante maestro anche della Foglia d'Oro, Taddeo Di Bartolo. E poi, niente, abbiamo altre politici e opere dove sono presenti santi non meno importanti, come per esempio un Sant'Antonio Abate, che era ed è protettore appunto degli animali, quindi pensate l'importanza che avevano gli animali nel Medioevo, e un San Nicola, appunto un protettore degli orfani. Allora, tutto quello che vi abbiamo fatto vedere si trova appunto all'interno comunque di quella che è la torre Allora, principale. Questo sarebbe per ora quello che abbiamo visto all'interno del palazzo. Del palazzo. Sì.
Esattamente. Adesso saliamo sulla torre e vediamo la vista, no, dall'alto, e cerchiamo di individuare i siti più importanti. No? Più importanti. San Gimignano lo conosciamo tutti, insomma, è il paese delle torri, la Manhattan medievale. Cerchiamo di capire, così chiamata, cerchiamo di capire quando è stata costruita la Torre Grossa e a che cosa serviva e come negli anni poi eventualmente ha subito delle modifiche. Andiamo su? Sì, subito. Allora, eccoci qua, qualche scalino, ancora non abbiamo il fiatone e già vediamo, come dire, due parti, raccontaci un po' le differenze. Allora, sì, qui proprio si vede come le due strutture siano ben distinte, quindi sono due momenti diversi, una costruzione iniziata appunto nella seconda parte del 200 e la torre invece qua. Questo è il palazzo comunale. Questo è il palazzo comunale, sì. Ci sono vari. Fino adesso vi abbiamo fatto vedere, questo è il palazzo comunale. Dall'altra parte si erge la torre. Esattamente. Della torre che cosa possiamo dire? Possiamo dire che la costruzione parte 4 mesi dopo la venuta di Dante a San Gimignano, quindi stiamo parlando del 1300, e è una torre di 54 metri di altezza, una torre, tanti si immaginano, una torre riccamente arredata, ma molto semplice, molto semplice, esattamente. Chiaramente questa è una torre fatta principalmente all'interno di mattoni, laterizi, mentre l'esterno presenta questo materiale lapideo che è principalmente travertino, e questa struttura fu ultimata, diciamo, nel 1311. Perché nasce questa torre? Perché si voleva un simbolo importante. Era già un cinquantennio che non si costruivano più torri a San Gimignano. Quindi serviva qualcosa per far vedere esattamente. La potenza. E soprattutto si voleva creare una struttura che fosse alta almeno quanto la Torre Rognosa, la vecchia torre del comune. Inizialmente appunto si pensava a un'altezza pari a quella, perché poi c'era comunque nel 1255 c'era una legge per cui non si poteva costruire più in alto. Esattamente, invece poi alla fine fu fatta una torre ben più alta. Quindi questa è più alta della Torre Rognosa, esattamente. È la torre più alta, quindi questa. Torre più alta di San Gimignano, esattamente. Che poi, per via anche della morfologia, essendo proprio in cima al colle, dà questa idea di torre ancora più grande, no? Spesso la gente chiede, ma solo 54 metri? In realtà Sembra molto di più. Sembra molto di più, esatto. Quanti scalini dobbiamo fare per raggiungere allora, la vetta? Sono 218 scalini. Ce la possiamo fare? Assolutamente sì, ci si può affermare. Quindi questa possiamo dire che non solo è la torre più alta, ma è l'ultima torre costruita. Questa è la torre più recente. Ancora oggi le campane originarie restano, le troviamo giù nel cortile. La parte bassa, infatti le abbiamo viste all'ingresso. Esattamente. E questo era il potere, no? Simboleggiava il potere di San Gimignano. A cosa serviva poi in realtà una torre? Allora, erano delle abitazioni, alcune? Allora, sì, potevano. Allora, questa era una torre sostanzialmente di avvistamento. Qui appunto stavano i soldati del podestà. Altre case, torri, perché appunto vanno inquadrate come case torri, avevano, diciamo, una funzione un po' più domestica, no? Nel senso che spesso si potevano essere usate la parte sommitale come cucina.
quindi il fumo e anche il rischio di incendio appunto era localizzato nella parte qua. E chiaramente questa era una torre usata principalmente, cioè principalmente era una torre usata proprio come torre d'avvistamento. Torre d'avvistamento. Esattamente. C'è ovviamente un gran viavai di persone, di visitatori. Sì. Allora noi seguiamo il flusso delle persone, andiamo a raggiungere la parte alta da dove si gode tra l'altro un panorama meraviglioso e da dove possiamo vedere tutta San Gimignano e la campagna d'intorno. Ci siamo quasi, abbiamo vinto le nostre paure per le vertigini, arriviamo a farvi vedere quasi l'ultima parte, cioè veramente l'ultimo percorso che dobbiamo fare tipo arrampicata, tipo ferrata in montagna. Sì, le ultime scale sono quelle un po' più adrenaliniche, però la vista sicuramente già adesso, vedete, questi sono due livelli, questo è... È una zona che viene molto usata durante quando piove, quindi però ecco questo stare all'aria aperta in cima alla torre, a vedere questo panorama a 360 gradi è un'emozione unica, davvero. Unica, allora non possiamo farci sfuggire l'emozione, andiamo. Proseguiamo fino alla fine. Ce l'abbiamo fatta a raggiungere il punto più alto, guardate la meraviglia intorno a noi, è veramente affascinante, no? Uno spettacolo unico al mondo. Vediamo tutta San Gimignano con la strada principale del centro storico, le altre torri, tutto il paese, tutta questa campagna verde. Esatto, qui si apprezzano tanti paesini, vicini, come ad esempio Certaldo, guardando a nord, possiamo vedere i cosiddetti Monti del Chianti, no? Tutta la zona più meridionale dell'area del Chianti Classico, qui c'è la Montagnola Senese e chiaramente questo fa capire quanto sì, la gente venga a vedere San Gimignano per la bellezza del paese in sé, ma salire quassù e poter vedere gli Appennini, le Alpi Apuane addirittura in giornate di bel tempo. Non ha veramente prezzo, insomma. Esattamente, sì. E poi chiaramente dall'alto vedere tutta la conformazione della città. Si può apprezzare appunto altri elementi, no, della città che magari non si vedono arrivando, come ad esempio la rocca di Monte Staffoli, che oltretutto era la zona più antica di San Gimignano, già abitata al tempo degli Etruschi. Questa che rappresenta il Castrum Vetus, cioè la parte più antica, circondata da queste antiche mura, no? Intorno a Piazza della Cisterna. E poi da questa parte si può osservare Sant'Agostino, si può osservare la porta San Matteo e poi chiaramente questa struttura che sarà un'altra cosa che impreziosirà la città, che è appunto questa struttura che hanno iniziato ora a sistemare. Un progetto veramente complesso ma meraviglioso. Assolutamente, valorizzerà tantissimo. Non vediamo l'ora di potervi raccontare. Giuseppe, io ti ringrazio di essere stato la mia guida personale. Vogliamo però ricordare ai nostri telespettatori che questo sistema museale consente con un biglietto di poter accedere e di poter vedere tutto quello che vi abbiamo fatto vedere oggi. E non solo. Con il biglietto, innanzitutto esistono due tipologie di biglietti. Comunque per il circuito museale civico avremo a breve, appunto a partire dalla prossima settimana, non soltanto la torre e il palazzo comunale, ma la presenza di un nuovo sito che è appunto la chiesa di Santa Chiara, unitamente a tutto quel complesso che già è presente nel percorso dei musei civici, come appunto il museo archeologico, la spezieria di Santa Fina, che è questa farmacia rinascimentale molto bella, e poi una galleria dedicata all'arte moderna e all'arte contemporanea, nonché
all'interno appunto del museo archeologico uno spazio dedicato a questa ombra della sera, a questa scoperta fatta qualche tempo fa di Intial, appunto questa ombra della sera con questi dettagli così particolari che rendono appunto unico anche questa statuetta, questa testimonianza appunto del passato. Vi porteremo presto anche all'interno del Santa Chiara. Adesso noi ci spostiamo dal punto più alto di San Gimignano, andiamo direttamente invece nel bosco per raccontarvi un altro tesoro nascosto che è Castelvecchio. Grazie ancora Giuseppe. Grazie mille, a presto. Non lontano da San Gimignano, nel territorio tra Volterra, San Gimignano e una natura davvero estesa, questa campagna meravigliosa, si trova un posto che è un sito archeologico medioevale. Ne parliamo insieme all'Associazione Storica di Castelvecchio. Mario, buongiorno. Buongiorno. Grazie di farmi da guida oggi. Oh, ma che è un piacere mio. Medioevo, il primo insediamento non di San Gimignano ma senese. Sì, diciamo che questo era un insediamento dalle tracce trovate addirittura frequentato dagli Etruschi, e dopo lo vedremo più su, c'è i resti di un coso etrusco. E era un avamposto militare praticamente. Era una roccaforte. Sì, prima era la proprietà del vescovo di Volterra, quindi era un territorio volterrano. Poi, per certi versi, perché il vescovo si era indebitato con i sangimignanesi che allora facevano gli usurai principalmente, e quindi i tanti debiti accumulati per pagarli gli regalò Castelvecchio. Questo sito, borgo. Gli regalò questa zona e i sangimignanesi lo rinforzarono, lo dotarono di mura, di torri difensive. Fu ingrandito anche come estensione. E lo usarono per muovere guerra contro Volterra, perché quindi era proprio un avamposto militare. Punto strategico che San Gimignano utilizzò per mantenere il proprio territorio. Questo posto era proprio nel cuore del territorio volterrano, perché era circondato dal territorio volterrano, però questo era San Gimignanese, quindi era strategico. E la posizione sulla cima di questo poggio con i permetteva di vedere a destra e a sinistra, quindi in tutte le direzioni. Era anche inespugnabile, infatti non è mai stato espugnato, e quindi era un punto proprio importantissimo, strategico. E si fecero la guerra, come allora succedeva spesso fra comuni, liberi comuni. Era San Gimignano, una città giovane, in confronto a Volterra, antichissima, con grande storia, grande ricchezza. Però San Gimignano era, come si dice, in piena espansione economica, anche dovuta proprio ai traffici sulla via Francigena, e quindi voleva espandere il proprio territorio. Il più possibile. E se la rifece con Volterra, perché si ritrovò a avere questo avamposto proprio nel cuore del territorio, come dicevo. Quindi fu veramente strategico per mantenere il territorio e poter, come dire, dotato di una discreta guarnigione di soldati, veniva usato per fare, come si combattevano allora le guerre, incursioni, razzie nei campi, ammazzavano contadini, facevano, insomma, le guerre le combattevano così. E la guerra con Volterra continuò per un centinaio d'anni fino al 1300. Addirittura 100 anni, sì. Una guerra lunga. Una guerra lunga. E San Gimignano anche se era fatta di scaramucce più che altro, più che battaglie, campali o
e magari poi passavano qualche mese o anche un anno senza succedere niente, e poi ricominciavano, insomma, era tutta così. Ecco, questo è un posto che all'interno di questo bosco, come dire, i sangiovignanesi hanno sempre visto, grazie a questa torre, sì, no, che svetta. Quindi il bosco poi aveva ricoperto tutte quando le mura. Quando fu abbandonato il sito, il bosco prese il sopravvento, e perché prima chiaramente era tutto pulito, se no che se ne facevano, se non vedevano avvicinarsi il nemico. Poi il bosco prese il sopravvento, ricoprì completamente tutto e dalla vegetazione solamente spuntava solo la torre occidentale, questa qui, e quella orientale che è dall'altra parte del poggio di Castelvecchio. Ecco, raccontami un po', intanto noi facciamo un giro, sì, come e quando soprattutto i sangiovignanesi e il comune di San Gimignano poi hanno deciso, come dire, di approfondire, no, e cercare un po' meglio, sì, e quindi poi portare alla luce quello che vediamo oggi. Il borgo anche negli anni 70 era conosciuto come le torracce, proprio perché si vedevano soltanto le queste due torri, questi mozziconi di torre che spuntavano dalla vegetazione. Nessuno sapeva di preciso che cosa ci fosse a causa del bosco fittissimo. Poi non ci veniva quasi nessuno, tranne qualche boscaiolo. Beh, non è proprio semplice arrivarci, no, non è proprio nemmeno semplice adesso. è circondato da dirupi molto ripidi, e l'unica strada d'accesso è questa qua, dove c'era la torre. Però comunque era una zona sassosa, improduttiva dal punto di vista agricolo, sicché non veniva tanto frequentata. Quindi diciamo dagli anni 70 poi però c'è stato questo, sì, recupero, grazie questa volontà di Luciano Giomi, era stato l'anima, l'ispiratore di tutto la storia di Castelvecchio recente, diciamo. Lui ci veniva da Perché piccolo. Lui lo frequentava da bambino, sì, mi dicevi, no? Con suo papà c'erano stati diverse volte e aveva visto questa solo la torre. Però era, per lui era strano che ci fosse solo una torre isolata in mezzo al bosco, anzi due, perché una era di là. Quindi si iniziò a tagliare un po' la vegetazione. No, e a vedere. Nel 79 riunì un gruppo di amici e proprio con l'intenzione di venire a vedere che cosa diavolo c'era in questo bosco. E arrivarono qui, però poterono far poco perché era talmente intricato il bosco, talmente fitto, che non riuscivano nemmeno a camminare. Quindi tramite l'amico principale di Luciano Giomi, che era l'allora sindaco di San Gimignano, Pierluigi Marrucci, si fecero prestare un elicottero da una troupe cinematografica. Addirittura. Allora, sì, c'erano i fratelli Taviani a girare il film Il Prato a San Gimignano, e da loro si fecero prestare l'elicottero, insomma il pilota per poter vedere, poter sorvolare l'aria e rendersi conto di com'era la situazione. E riuscirono effettivamente a capire un po' meglio. Capirono un po' meglio perché videro la chiesa. Videro la chiesa, dove rimane la chiesa, sì, in più zona. Avanti, e dissero: adesso ve la facciamo vedere anche a voi. Se c'è una chiesa, ci deve essere per forza un insediamento importante, diciamo, non solo una cosa difensiva. Perché l'area è molto vasta, quanto è grande più o meno? Sono, mi pare, 5 ettari. Quindi insomma è una zona abbastanza grande. Calpestabile, perché poi, come si è detto, ci sono i dirupi da tutte le parti. Quindi potrebbe continuare, potrebbe estendersi, sì, ulteriormente. E quindi da lì, mi dicevi, appunto, riuscirono a vedere che c'era la chiesa. Riuscirono a vedere che c'era la chiesa, quindi ripartirono a piedi, vennero chiaramente, si armarono di motoseghe, di tutte le attrezzature, in maniera più decisa, e riuscirono ad aprirsi un varco fino proprio alla chiesa. Sembra la storia, quindi, del principe Filippo che va ad espugnare il castello della principessa Aurora. Arrivati, infatti, sì. Arrivati alla chiesa, e anche la chiesa era tutta, anche dentro c'erano tutti gli alberi, le cose. Ripulirono un po' nei giorni successivi e si resero conto che c'erano altri muri intorno.
E così è cominciato, ecco. Beh, guardate piano. Che meraviglia davanti a noi la chiesa che nel frattempo appunto si è palesata. E oggi, e grazie a questa associazione, no, storica di Castelvecchio, tutto questo patrimonio viene mantenuto, conservato, sono stati fatti anche degli scavi, no? Grazie anche a... Sì, no, non dei veri e propri scavi archeologici, perché chiaramente non siamo archeologi, noi abbiamo soltanto ripulito... Quindi qua c'è la sovrintendenza ovviamente, sì, che controlla, sì, e mantiene che controlla tutta la situazione. Che non vengano sciupati troppo gli strati archeologici, come si chiama, la stratigrafia. Anche se chiaramente un po' è stata rovinata, perché anche non volendo, anche solamente tagli la d'alberi, ecco. E niente, soltanto tutti questi edifici che si vede erano completamente ricoperti dall'alberi. E il lavoro è stato lungo, ci ha voluto più di 40 anni. Accidenti, 40 anni. Beh, e oggi come viene mantenuta questa zona? Cioè, la vegetazione ovviamente siamo proprio, sì, nel mezzo del bosco, quindi continua a crescere. Qui continua a crescere. Quindi dobbiamo fare qualcosa tutti gli anni. Infatti tutti gli anni, da agosto si fa un campo di manutenzione in cui si taglia l'erba, si levano gli arbusti che crescono sui muri, che poi pregiudicano la stabilità, chiaramente. E, insomma, si fa il possibile che si può, perché siamo anche in pochi. E sì, è un'associazione di volontariato. È un'associazione di volontariato. Per questi 15 giorni di agosto ci si dà da fare nel ripulire, o perlomeno mantenere questa situazione. Il sito archeologico è visitabile per chi appunto volesse accedere, deve rivolgersi a voi? Sì, come deve chiedere permesso. Noi dobbiamo obbligatoriamente accompagnare i visitatori. Non è possibile entrare nel bosco da soli in maniera non ci autonoma. Si può venire. Proprio anche perché, come possiamo vedere, insomma, ci sono dei muri che sono pericolanti, certo. È una questione di sicurezza, quindi ovviamente serve una persona autorizzata ad entrare all'interno per visitare. Quindi poi sono bene accetti, insomma, i visitatori, a noi ci fa piacere, anche perché per far vedere il lavoro che è stato fatto in questi 40 anni, si pensa davvero che qui era un bosco fitto. Beh, è davvero, come dire, un giardino segreto che è stato riportato alla luce, sì, quindi è veramente bello e importante, no? Che venga poi... A me poi piace mantenere. Definirlo una, con le dovute proporzioni, una piccola Pompei, perché è rimasto congelato esattamente come era, quindi la viabilità, quello, insomma, le strade, i viottoli che c'era tra le case, l'architettura è rimasta al 1400. Non è stato modificato assolutamente niente. Niente. La chiesa fu iniziata nella prima parte del 1200 della costruzione e fu affidata a delle maestranze locali che usavano come pietra il calcare cavernoso, che è una pietra detta anche pietra di Castelvecchio, proprio perché veniva cavata qui sul poggio di Castelvecchio, in una cava, ce l'avevano in casa praticamente. Però il calcare cavernoso è una pietra durissima, molto difficile da lavorare, anche perché per via di queste cavità tante volte arrivavi a scarpellare e si rompeva, perché c'era indebolita dalle cavità interne. E quindi, dare una forma, insomma. E quindi si vede che le pietre sono piuttosto piccole e sono squadrate a quella maniera, perché per le difficoltà della... E poi allora arrivarono a un certo punto le maestranze locali e si accorsero che non sarebbero riusciti a portare a compimento la costruzione, e quindi chiesero aiuto al vescovo di Volterra, che poi la diocesi era quella di Volterra, quindi era il responsabile, e lui, questo vescovo, ci mandò a finire il lavoro i maestri comacini, che venivano, come dice il nome, da Como, dall'isola Comacina sul lago di Como. Erano i migliori sulla piazza, i migliori scalpellini. Però loro usavano un altro materiale, usavano il travertino, e si vede la differenza sia di colore, di come è fatta la pietra e anche di lavorazione. Quella sono
senza malta. Qui sono appoggiati insomma, una blocchi sull'altra, di travertino appoggiati. Ma la lavorazione è perfetta, non ci passa nemmeno un coltello fra pietra e pietra. Infatti era, sembra quasi come dire, un restauro, invece no, è della stessa una prova della loro maestria, e fecero la fascia intermedia delle pareti, l'abside e la facciata costruirono. Poi smisero di usare il travertino, non si sa bene perché, non ci sono documenti a riguardo. E continuarono però, con il calcare. Però ripresero la pietra di Castelvecchio, il calcare cavernoso, e la portarono a compimento. Quindi la parte alta è ancora infatti la parte alta calcare. Però si vede molto lavorata, molto meglio della parte bassa, perché comunque la fecero i maestri Comacini, che loro sapevano come lavorare. Come lavorare. E la portarono a compimento. E la chiesa poi da quel punto fu terminata nel 1270, mi pare. Senti, abbiamo detto e l'abbiamo fatta insieme, la strada non è proprio accessibile, no? Però mi auguro magari nel futuro che questo sito sia veramente visibile più possibile alle persone, insomma, che quantomeno i sangeminianesi possono davvero goderne. È il nostro più grande desiderio. Ecco, infatti ti chiedo come in prospettiva, come in futuro vorreste che questo sito archeologico rimanesse vivo, rimanesse attivo? La prima cosa da fare è che possa diventare pubblico, insomma, che adesso è una proprietà privata, che possa essere acquisito da o comune o regione che sia, o Stato addirittura, però insomma che diventi un bene pubblico in modo che ci si possa portare delle persone in grado di sistemare i monumenti, vedi, almeno per i più grossi, le due torri della chiesa, perché se franano questi insomma il 90% della bellezza certo. Se ne va. La chiesa specialmente manca solo il tetto, è integra. Questa è una chiesa del 200, mai rimaneggiata assolutamente. Questa è anche un esempio molto raro di chiesa antica, sempre originale. Beh, noi ce lo auguriamo insieme all'Associazione Castelvecchio e magari, perché no, ci ritroveremo tra 50 anni in questo sito archeologico, in questa piccola Pompei, come hai detto tu, no? Pompei. Che sarà probabilmente a disposizione dei visitatori. Intanto grazie di questo tour, noi continuiamo a far vedere ai nostri telespettatori davvero questa ricchezza, questo patrimonio. Ce ne sono tanti nascosti e la mission della nostra PIC, del nostro format, del nostro programma televisivo è proprio di quello di portare, come dire, alla scoperta di tesori nascosti. Giusto, fate bene perché ci sono posti che se lo meritano veramente, cioè che dovrebbero uscire da questa sorta di anonimato, no? È vero, è così. Castelvecchio comincia a essere un po' conosciuto, ma insomma ancora non molto. Beh, ci auguriamo insomma di aver fatto la nostra ecco, parte. Speriamo. Grazie Mario e niente. Grazie e buon lavoro all'Associazione grazie Castelvecchio. Grazie a voi. Eccoci arrivati allo sport, oggi parliamo dell'atletica leggera, lo facciamo insieme a Federico Bini. Ciao Federico, buongiorno. Siamo su una pista, come la vogliamo chiamare? Sì, questo chiamare. A San Gimignano è chiamato il pistino, perché è una piccola pista, l'atletica leggera normalmente quindi ha piste di 400 metri, questo è quindi andiamo un avanti e indietro, avanti e indietro. Indietro, intorno, ci poi ci sono le pedane, poi fortunatamente insomma, ormai siccome questo è il massimo diciamo impianto abbiamo avuto a San Gimignano, ci siamo arrangiati facendo allenamenti anche con cose un po'
diciamo un po' meno ortodosse rispetto al solito. Un po' diverse, ci vuole un po' di fantasia, no? Sì, a volte, sì. Anche perché ritornare un po', prima non avevano tanti strumenti e quindi ci arrangiamo, anche se ovviamente... Sì, anche perché poi... bisogna fare da mangiare con gli ingredienti che si hanno. Che si hanno, giustamente, mi sembra una buona ricetta. Senti, parlami un po' dell'APD Atletica Leggera, voi siete all'interno dell'APD che... Noi siamo all'interno della polisportiva che ha questo, diciamo, spirito comunitario. Tra l'altro condividiamo anche per buona parte gli impianti, perché qui ci sono le due palestre che vengono utilizzate anche dalla pallavolo e dal calcio a 5, che sono le altre due sport principali, l'APD insieme a noi, il pistino, e cerchiamo di collaborare nel miglior modo possibile. L'atletica leggera è, insieme alla pallavolo, non me le vogliono gli amici del calcio a 5 che sono un po' più giovani, quella che ha un po' più di storicità a San Gimignano. Una tradizione. Una tradizione più lunga, cominciata negli anni 80, che per tanto tempo ha visto... Si è sempre corso tanto a San Gimignano. Sì, la scuola media di San Gimignano, nonostante una dimensione piccola, per esempio a livello provinciale, era sempre una delle migliori. E lo è stata per tanti anni. Poi per anni è sparita sta cosa. Quest'anno, negli ultimi due anni, finalmente la nostra scuola media ha riavuto dei ragazzi a rappresentare la nostra provincia e la nostra regione a livello nazionale nelle gare scolastiche, e questa è stata una bella soddisfazione, perché significa che il lavoro anche proprio dell'APD, che ha rilanciato questa attività in maniera importante, dà dei frutti. Sì. Quanti sono i ragazzi, gli atleti complessivamente? Ora più o meno un'ottantina di persone, fra ragazzi e grandi, perché ci sono ancora delle persone anche di una certa età, diciamo non più agonisti, che vengono ad allenarsi insieme ai giovani agonisti, che magari hanno un passato da agonisti in atletica leggera e continuano a venire ad allenarsi, però nel gruppo agonistico, quindi portano la loro esperienza. Io devo dire la verità, aiutano molto con il loro esempio anche i ragazzi più piccoli. Fanno un po' da carota, no? Trascinano. Personalmente io mi occupo dell'allenamento, diciamo, degli atleti agonisti, dalle scuole medie in su. Mi aiutano molto nel fare l'allenamento per quelli più piccoli, che si sentono stimolati e soprattutto hanno sempre un buon modo di forze rispetto a ragazzi che magari hanno 10 o 15 anni meno di loro. Senti, facciamo intanto un giro e ti chiedo, negli anni, come dire, magari penso agli anni 70, 80, a scuola, come giustamente hai detto te, insomma l'atletica leggera era quello che veniva fatto a scuola. Sì. Oggi ci sono talmente tanti sport anche importati da altri paesi che è difficile per un bambino scegliere che cosa faccio, che sport pratico. Quindi, sì, ci sono offerte, diciamo, multiple. Come fate voi ad attrarre ancora tanti bambini, ad appassionarli all'atletica leggera? Perché insomma immagino ci voglia una bella costanza. Allora, noi abbiamo intanto l'atletica leggera è forse lo sport di base più formativo nella fascia proprio dei bambini fino a 10 anni, perché si imparano le attività motorie di base ed è una base per qualsiasi altro sport un bambino possa fare. Noi abbiamo una tradizione agonistica di un certo tipo. Fortunatamente a San Gimignano abbiamo avuto sempre degli esponenti che hanno avuto ottimi risultati a livello nazionale, sia San Gimignano direttamente che con le altre società. Noi siamo una società unica in tutta la Val d'Elsa ormai da 20 anni. Quest'anno festeggiamo il ventesimo anno d'attività con atleti che hanno fatto le Olimpiadi, come Irene Siracusa, che è la punta dell'iceberg però di tanti atleti che si sono fatti valere a livello nazionale. Abbiamo una squadra femminile che è costantemente ormai da 15 anni in Serie A, insomma, quindi è un motivo d'orgoglio, con ragazze cresciute da noi. Più bambine che bambini, cioè, allora, a livello agonistico i migliori risultati sono stati fatti più dalle femmine che dai maschi, ma è un caso, fortunatamente. Perché probabilmente abbiamo avuto del materiale umano anche un po' migliore. Che ha consentito questo. Qui a San Gimignano abbiamo degli esempi, sono stati nei primi anni 90 Roberta Manetti, raggiunta nazionale, Deborah Salvestrini, poi Elisabetta Salini che vinse due titoli italiani negli anni, e poi fino adesso l'ultima è Giulia Bini, che è una delle più promettenti mezzofondiste toscane, si è già fatta. Tra l'altro ha un allenatore, no? Sì. Degno di nota. Com'è lavorare con, lo possiamo dire, babbo e figlia? Allora, Com'è lavorare con la figlia? Potresti aprire, ci un sono mondo. Un sacco di libri, anche nel nostro sport, la leggera, ci sono
esempi come Tortu, che è allenato dal padre, Nadia Battocletti, la migliore mezzofondista italiana. A volte bisogna riuscire a tenere in equilibrio, che non è semplice, però se c'è un buon approccio sia da parte dell'allenatore che del figlio o figlia, non c'è niente di male. Anche a casa gli dici corri a prendere. Forse a volte è più facile dirglielo qua. Bisognerebbe chiedere alla figlia, insomma, sì, ecco, che forse cosa è lavorare con il padre. Però ottimi risultati che stanno arrivando, quindi a parte le battute ovviamente sì, è una grande soddisfazione anche sì, da sì, sì, anche perché noi abbiamo questa, cioè io ho un'impostazione che, cioè, l'atletica vera si fa da grandi, cioè nel senso, quando tu hai un'età adolescenziale, eccetera, ti devi abituare a quello che ti potrebbe, potresti avere davanti nella tua carriera agonistica da grande. Quindi crescere con gradualità, perché è abbastanza facile far fare risultati agli adolescenti se li strizzi in gergo tecnico. Farli crescere è un po' più complicato, ma dà risultati migliori poi nel medio e lungo termine. E questo è quello che abbiamo sempre cercato di fare, e i risultati ci hanno fortunatamente dato sempre ragione, perché magari ragazzi o ragazze che da piccoletti non erano proprio i migliori, poi hanno superato tanti altri nel corso degli anni. Hanno dato i loro frutti. Che cosa si insegna ai bambini? Cioè, io vengo a fare lezione di atletica leggera, cosa faccio? Corro e basta? No, impari a muoverti. Allora, l'atletica leggera non è corsa e basta, perché corri, salta e lancia, sono le cose naturali che fa l'essere umano per vivere. Da quando era un preistorico, doveva correre per prendere o scappare, a seconda se era preda o predatore. Lanciare, stessa cosa, il sasso e la lancia. E saltare, perché gli ostacoli del... Noi ora siamo abituati alle macchine, alle biciclette, ma per saltare un fosso prima dovevi saltarlo umanamente. Beh, oggi si è persa, no? Tanta di questa allora, questo è un problema cui potremmo aprire i ragazzi libro di adesso. Io ormai sono allenatore nazionale da 30 anni e i ragazzi che arrivano adesso hanno motricità di base molto peggiore rispetto a tanti anni fa. Ma non perché sono più scemi o più imbranati, perché semplicemente non hanno meno... Magari, sì, ecco, si non... muovono molto di meno e soprattutto stanno sempre su un pavimento piatto, che è un non allenamento rispetto a farlo sulla... Per esempio, una delle cose che facciamo molto qua è cercare di utilizzare le parti che non sono piatto, quindi l'erba, i campi qua sotto, le salite, le discese, per cercare di far sviluppare nel miglior modo la motricità dei ragazzi. Che è un... E poi dice, vabbè, ci sono un sacco di esercizi da fare, ma la parte del cercare di adattare il corpo a qualcosa che non è, che non fa normalmente nel resto del giorno, è importantissimo, anche perché... Senti, dopo tutti questi anni di esperienza, sì, qual è secondo te la soddisfazione più grande che hai avuto da questo sport e che hai avuto anche dal rapporto con tutti questi ragazzi? Penso tu ne abbia visti passare abbastanza. Allora, se dovessi dire un titolo, probabilmente farei torto a qualcuno. Però io la soddisfazione più vera che ho è... Nel corso degli anni io ho allenato tantissimi ragazzi e ragazze che ormai sono uomini e donne, e quando li ritrovo nella vita di tutti i giorni, oppure anche lontano, perché ci sono anche ragazzi che non erano di qua, sapere il più delle volte quello che mi dicono, di cosa gli è servito l'allenamento qui, non solo naturalmente da un punto di vista fisico, ma da un punto di vista di quello che gli ha dato nella vita la formazione da atleta, è la soddisfazione sicuramente più grande. Più grande. Sì, e anche perché vedo come si pongono quando ci troviamo. E, oppure, come dicevo, alcuni che ormai hanno cessato magari l'attività da 10 anni continuano a venire a togliere tempo a altre cose, perché comunque sanno che così sono migliori. Non stanno meglio, sono migliori. Beh, c'è una bella differenza, sì, effettivamente. Senti Federico, noi ti ringraziamo di questa intervista, nel pistino ovviamente salutiamo i nostri telespettatori, abbiamo detto che voi utilizzate proprio la natura, non solamente anche le attrezzature, sì, c'è una bella collaborazione con le altre strutture, sia in Valdelsa sia con tutta l'APD, ma guardando al futuro vorresti esprimere un desiderio, quale sarebbe? Allora, ne abbiamo parlato, chiaramente per fare sport è fondamentale avere impianti, un impianto di questo genere ci permette di fare determinate cose, è perfetto per esempio per l'utenza scolastica, perché comunque abbiamo tutto il necessario, a parte ora la pedana del peso che manca perché c'è il cantiere della scuola nuova, ma la recupereremo, permette di fare tutto. Per fare
quel gradino sopra, quando si diventa più grandi, abbiamo bisogno di una pista più lunga. Ora, forse 400 metri è sovradimensionata per San Gimignano? Secondo me no, perché San Gimignano potrebbe avere un appeal anche fuori dal periodo turistico, ne abbiamo parlato anche con l'amministrazione comunale, che potrebbe essere importante. Altre città hanno fatto questa scelta, Ancona fa lavorare gli alberghi e i ristoranti di Ancona tutto l'inverno con questa soluzione. Perché lo sport muove anche il turismo? Muove tantissime persone ormai, veramente tante. Cioè, a Ancona nel fine settimana, in tutti i fini settimana invernali ci sono 2.000-3.000 persone che si recano al palazzetto dello sport a fare attività su una pista a 200 metri. Qui speriamo di poter fare un polo a Belvedere che non sia, da questo punto di vista, non può essere un punto attrattivo, ma può permettere di fare determinate cose. Poi il sogno sicuramente è una pista da 400 metri, perché permetterebbe di fare a San Gimignano cose che anche il nome di San Gimignano aiuterebbe a fare, e sarebbe, però è una prospettiva che potrebbe essere un investimento non tanto solo per lo sport, ma proprio per il paese, perché siamo un paese, sì, importante da un punto di vista storico, ma che deve dare qualcosa a chi deve stare qua, altrimenti rischiamo di avere un problema duplice. Assolutamente. Grazie Federico Bini, grazie a voi, bocca al lupo. E ci vediamo magari per festeggiare qualcosa. Perché facciamo una corsa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai! Via. Dai! Dobbiamo raggiungere loro! Vai, vai, vai! Non li abbiamo raggiunti, hanno vinto loro! Grazie!